Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati a un nuovo video. Nel video di oggi andremo in giro. Vi porterò un pochino in giro con me nei dintorni del mio alloggio a Milano in Viale Bligny. E ci tenevo a fare questo video perché vi volevo portare un pochino con me in quella Milano che di solito vi mostro nelle storie e nei post di Instagram, ma che non vi svelo mai nel dettaglio. Così da parlarvi un pochino di più di quelle piccole perle che ho scoperto in questi 2 mesi in cui mi trovo in questa nuova città e che sono, diciamo, riuscita a esplorare, ovviamente nonostante le varie restrizioni Covid che ci sono state nel corso di questo periodo. Vi parlerò quindi dei quartieri, dei locali, dei negozietti, dei bar, dei parchi che popolano quest'area al centro-sud di Milano, un'area che, per quanto diciamo in questi 2 mesi ho avuto modo di vedere, sembra fornita praticamente di qualsiasi cosa si abbia bisogno. Piccola cosa da puntualizzare prima di iniziare il video è che sì, andremo in giro, però il resto del video sarà una specie di voice over in cui vi mostro con la mia voce, diciamo, i vari quartieri e le varie cose, semplicemente perché ovviamente indosserò la mascherina e ho paura che se vi parlo appunto a modalità vlog il suono potrebbe risultare un pochino ovattato e le mie parole poco comprensibili. Quindi fatemi sapere comunque se vi piace questa modalità di video, perché ovviamente ne posso fare altri di questo tipo riguardo le diverse zone della città e magari quando si potrà altre città e altri posti. Quindi mettiamoci il cappotto, se volete maggiori informazioni riguardo l'edificio in cui mi trovo, l'alloggio e tutto il resto, trovate tutte le informazioni qua sotto in descrizione, riguardo appunto la compagnia dove vivo, a cui mi affido in questo momento, e detto questo, andiamo! Usando l'edificio come punto di partenza, in grandi linee andando a destra ci avviamo in meno di 10 minuti verso Porta Romana, a sinistra abbiamo i Navigli a meno di 15 minuti e andando più o meno dritti si arriva invece in 20 minuti al Duomo. Essendo questa zona il nucleo di moltissime università, come ad esempio la Bocconi, che è raggiungibile da qui in meno di 5 minuti, è inutile elencarvi le innumerevoli caffetterie e tavole calde presenti solo in Viale Bligny. Si tratta di un'area colma di giovani studenti universitari e sicuramente piena di vita in tempi migliori di quello che stiamo vivendo. Riguardo poi i beni di prima necessità come i supermercati, farmacie, le poste eccetera eccetera, si ha veramente l'imbarazzo della scelta e non mancano anche i negozietti indipendenti di piccole realtà artigianali che vendono oggetti o capi unici e di qualità, che voi sapete io apprezzo sempre molto. La prima zona che io personalmente ho scoperto e che andremo insieme a scoprire in questo video è quella dei Navigli, sicuramente una delle mie zone preferite, che alcuni giorni, quando il cielo è terso ma l'aria è ancora fredda, essendo in inverno, mi dà quasi l'impressione di non essere in Italia ma in qualche cittadina scandinava, e so di non essere l'unica ad avere questa sensazione. Vengo spesso qui per passeggiare, dal momento che è la cosa più entusiasmante che si può fare in questo periodo, e ne approfitto anche per sbirciare gli splendidi locali e negozi vintage di modernariato o librerie che si nascondono specialmente nelle stradine laterali. Quando si è in riva al fiume sembra di respirare un'aria completamente diversa e per un attimo ci si scorda quasi di vivere in una grande città come Milano. Dalla parte opposta rispetto a Bligny 28, attraversando tutto il viale Bligny, si va verso Porta Romana, caratterizzata anche dalla fermata della metro omonima e quindi altro nucleo importante. Una zona un po' più convenzionale, diciamo, in termini di negozi, di catene di ristorazione, ma dicono molto vivace per la varietà di locali e la presenza anche delle terme, che ovviamente però al momento sono chiuse. La cosa che apprezzo di più dell'edificio in cui alloggio, come probabilmente ho già espresso in altri video, è la possibilità
necessità di fare tutto a piedi. Avrò preso la metro o il tram, penso, 5 volte in 2 mesi che sono stata qua, in quanto quando mi era possibile uscire avevo il privilegio di raggiungere qualsiasi destinazione a piedi, il che non solo mi ha permesso di risparmiare nei trasporti, ma soprattutto in questo periodo mi ha garantito un pochino di serenità riguardo il distanziamento sociale. Se mi seguite su Instagram, infatti, avrete potuto notare che molto spesso, anche solo per una passeggiata, mi dirigo al Duomo, dal momento che, come ho già detto, posso tranquillamente raggiungere in meno di 20 minuti a piedi, quindi proprio quando voglio fare una bella passeggiata e distrarmi. Mi piace moltissimo arrivare fino al Duomo e poi tornare indietro. Le mie due strade preferite per raggiungere il Duomo sono sicuramente Corso Italia e Via Bianca di Savoia, perché sono caratterizzate entrambe da palazzetti Liberty di primo Novecento e chiese come ad esempio quella di Santa Maria, quella mi sembra che si chiama presso San Celso, il cui chiostro è spesso rifugio di lavoratori che approfittano delle belle giornate per mangiare il pranzo all'aperto. È troppo carino. E per quanto ho sentito che alcuni disprezzino la varietà di stili dei palazzi milanesi, dato che si può passare nell'arco praticamente di 100-150 metri da un edificio Liberty a uno brutalista, da uno barocco a uno romanico, io invece trovo che renda la città molto interessante e affascinante. E così in meno di 20 minuti siamo arrivati praticamente al centro città, nonché al Duomo. Questo è tutto per il video di oggi, io spero tanto che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto. Come al solito, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per vedere la mia vita di tutti i giorni nei vlog a Milano e molti altri video, produttività, organizzazione, self care e tutte queste cose qua. Ovviamente dovete seguirmi assolutamente su Instagram, perché è da lì che è nata l'idea di questo video, dal momento che molti di voi hanno apprezzato tantissimo le varie foto che vi sto mostrando pian piano di Milano. Il mio shop online con molti prodotti disponibili e molti in arrivo si trova sempre qua sotto nella descrizione, andatevi a dare un'occhiata e se volete sapere di più, come già detto riguardo l'alloggio, trovate tutti i video che ho fatto e maggiori informazioni, link, siti qua sotto in descrizione. Detto questo, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!